Quando troviamo troppi capelli nella spazzola o nella doccia, quando ci facciamo la doccia, spesso ci spaventiamo. Cerchiamo di capire insieme quando dobbiamo preoccuparci per una caduta di capelli eccessiva e come intervenire. Ciao a tutti, io sono la dottoressa Carlotta Gnavi, farmacista e naturopata, e oggi parliamo di caduta dei capelli. Però prima di addentrarci nel tema, se non sei ancora iscritto al canale, fallo subito, clicca qui sotto su iscriviti e attiva le notifiche cliccando la campanellina che trovi di fianco, così non ti perderai nemmeno un video. Allora, oggi parliamo della caduta dei capelli perché è un tema che spesso mi viene richiesto sia da voi che mi seguite qui su YouTube che sugli altri social che dai miei stessi clienti. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire come funziona il ciclo di vita di un capello, perché i nostri capelli hanno un ciclo di vita, quindi nascono, crescono e dopo un po' muoiono, e il ciclo di vita del capello ha una durata più o meno variabile da soggetto a soggetto, e anche in determinate situazioni può cambiare, quindi può allungarsi o accorciarsi. Diciamo che in media la durata di vita di un capello è intorno ai 4-5 anni, però ci sono anche donne che hanno un ciclo di vita del capello addirittura di 6 anni. Ogni follicolo produce un capello che attraverserà tre fasi nella sua vita: una prima fase di nascita e crescita, che viene chiamata fase di anagen, in cui il capello cresce e si allunga di circa un centimetro e mezzo al mese, e questa fase dura da 1 a 3-4 anni circa, ok? Il nostro obiettivo è farla durare il più possibile. Poi c'è una fase di, chiamiamola stasi, che viene chiamata catagen, in cui c'è un netto rallentamento della crescita, e da questa fase catagen viene poi seguita l'ultima fase, che viene definita fase di riposo o fase telogen, cioè la fase in cui la crescita è assolutamente bloccata, dura circa 3 mesi, e in questi 3 mesi il capello poi cade o attraverso un colpo di spazzola o quando ci facciamo un bello shampoo. Allora, ogni follicolo produce un capello, e ogni follicolo è in grado di produrre capelli per circa 25-30 cicli nell'arco di una vita, ok? Quindi più riusciamo ad allungare ogni singolo ciclo, più è facile che prima di tutto riusciremo ad avere capelli lunghi, perché quando una persona mi dice i miei capelli non riescono a crescere, allora o è perché si spezzano a un certo punto, quindi non sono particolarmente resistenti e quindi si rompono, oppure perché hanno dei cicli di vita troppo brevi, quindi contando che ad ogni mese il capello cresce di un centimetro e mezzo, noi logicamente in base a quanto dura la fase anagen potremmo avere una crescita di 36 centimetri come di 60, ok? Quindi il fatto che una persona riesca ad avere i capelli lunghi è già un segnale del fatto che ha una fase anagen lunga, e questo è molto importante perché più il nostro ciclo di vita è lungo, più arriveremo ad un'età avanzata con tanti capelli, ok? Quindi con una chioma ancora folta. Però logicamente ci sono dei fattori che possono andare a interferire col ciclo di vita del capello. Allora, uno dei fattori più importanti è il fattore ormonale, ok? Soprattutto negli uomini, più o meno dai 40-50 anni in poi, circa il 50% soffre della cosiddetta alopecia androgenetica. Ma il discorso ormonale lo troviamo anche nella donna, soprattutto nella fase della menopausa, post-menopausa, quindi quando cambia l'asset ormonale della donna. Cosa succede? Non è che ci sia un eccesso di diidrotestosterone, però è la sensibilità al diidrotestosterone, che è un metabolita del testosterone, che fa sì che il follicolo pian pianino diventi sempre sempre più piccolo, e che quindi il capello diventi inizialmente sempre più fine, la chioma pian pianino sempre più diradata, a un certo punto i capelli proprio non riescano più a crescere. Questo meccanismo viene chiamato di miniaturizzazione del follicolo, ok? E questo è causato da un'eccessiva sensibilità al diidrotestosterone. E qui attualmente come si interviene a livello di medicina, a livello farmacologico? Si interviene con un farmaco che si chiama finasteride, che probabilmente ricorderete perché ve ne ho parlato in un precedente video
sull'iperplasia prostatica benigna, perché effettivamente è un farmaco che viene utilizzato anche per l'iperplasia prostatica, perché anche questa è legata sempre al diidrotestosterone. E la finasteride come agisce? Agisce bloccando un enzima che è la 5-alfa riduttasi di tipo 2, che è il responsabile della trasformazione del testosterone in diidrotestosterone. Quindi bloccando l'attività della 5-alfa riduttasi, noi automaticamente abbiamo un quantitativo più basso di diidrotestosterone. Questo però ha anche degli effetti collaterali, logicamente, perché il diidrotestosterone è anche responsabile di alcune caratteristiche ormonali legate alla parte sessuale, quindi libido, disfunzioni erettili possono essere provocate dalla finasteride, una riduzione del volume dell'eiaculato può essere causato dalla finasteride. Sono effetti collaterali in realtà spesso rari o transitori, però ci sono, ok? Altro farmaco che viene attualmente utilizzato per l'alopecia o alopecia androgenetica è il minoxidil. Allora, in questo caso noi non agiamo a livello enzimatico come la finasteride, ma agiamo a livello di cuoio capelluto. Il minoxidil è una molecola in realtà con attività antipertensiva, che però ha un effetto di vasodilatazione, quindi vasodilatando a livello del cuoio capelluto permette un aumento dei capelli e un aumento del diametro del capello, quindi effettivamente stimola la ricrescita. Il problema è che, come tutti i farmaci, anche il minoxidil ha degli effetti collaterali. Da un lato può provocare dermatiti da contatto, pruriti, eczemi, e logicamente devo poi continuare ad assumerlo. Quindi ha un po' questi limiti, come anche la finasteride. Se noi volessimo agire su questo meccanismo ormonale a livello naturale, esistono dei rimedi, esattamente come quando vi parlavo dell'iperplasia, perché ci sono delle piante e dei rimedi naturali che hanno proprio questa capacità di inibire lo stesso enzima inibito dalla finasteride. Allora vediamo insieme quali sono i rimedi naturali che possono essere utilizzati per l'alopecia androgenetica. Allora, come abbiamo già visto per l'iperplasia prostatica benigna, sicuramente parleremo di Serenoa repens o sopalmetto. La Serenoa ha questa potente capacità di inibire la 5-alfa reduttasi, ma non c'è soltanto la Serenoa, perché c'è anche il pigeo africano, c'è la radice di ortica, che è molto molto efficace in questa azione di inibizione della 5-alfa reduttasi. Oltre alla radice di ortica troviamo anche l'olio di semi di zucca, perché anche l'olio di semi di zucca ha sempre questa proprietà. Ultima pianta che ha questa capacità di inibire la 5-alfa riduttasi è il filanto. Il filanto, in uno studio effettuato dall'Università di Kindai in Giappone nel 2018, si è rivelata ancora più efficace della Serenoa repens. Il filanto è una pianta interessante, noi spesso lo utilizziamo per ridurre i calcoli renali, però si è dimostrata veramente molto interessante da questo punto di vista. Se decidiamo di utilizzare dei rimedi come quelli che ho elencato adesso, però dobbiamo essere sicuri che la nostra alopecia sia di origine androgenetica, quindi legata assolutamente al fattore ormonale, perché altrimenti noi andiamo a modificare la situazione ormonale, magari causando addirittura un danno, perché la caduta dei capelli spesso è causata anche da altri fattori, primo fra tutti lo stress. Lo stress, parlo di distress, quindi lo stress negativo, ok, a cui siamo tutti sottoposti al giorno d'oggi, purtroppo causa un eccesso di produzione di cortisolo, aumenta l'infiammazione del sistema, e uno degli effetti è una caduta eccessiva dei nostri capelli, un assottigliamento, una perdita di densità, una perdita di volume. Purtroppo questo l'abbiamo notato tutti, quando siamo particolarmente stressati il nostro corpo ci dà dei segnali chiari, compreso il cuoio capelluto. Quindi, se noi siamo in un periodo molto particolare, molto pesante, può essere che anche la nostra digestione non sia perfetta, che il nostro fegato sia sovraccarico, e guarda caso in Ayurveda si dice che la caduta dei capelli sia causata da un fuoco digestivo che non funziona proprio nel modo corretto. Quindi il fegato è troppo carico di tossine, quindi si fa aiutare per eliminare le tossine dal cuoio capelluto, un organo emuntore secondario,
che così si ritrova sovraccarico di ama, che è questo eccesso di tossine, e allora i capelli cadono, i capelli diventano grigi precocemente, i capelli diventano grassi, ecco che non siamo in equilibrio. Quindi sicuramente in una situazione di stress noi dobbiamo agire per riequilibrare questa situazione. Allora ben venga l'utilizzo di piante adattogene, cioè piante che ci sostengano nelle fasi di stress. Una molto comune che io spesso consiglio è la rhodiola rosea, che oltretutto è una pianta serotoninergica, una pianta perfetta per i cambi di stagione, una pianta che ci aiuta a sostenere i momenti più impegnativi. Però come la rhodiola rosea ce n'è un'altra, ancora più indicata per il trofismo del cuoio capelluto e la riduzione della caduta, che è l'ashwagandha. L'ashwagandha è una pianta ayurvedica importantissima, viene utilizzata da 4.000 anni, viene addirittura chiamata il re dell'ayurveda perché è un rimedio molto potente. In ayurveda l'ashwagandha viene considerato un rasayana, questa parola in sanscrito significa letteralmente ciò che nega la vecchiaia e la malattia, quindi è diciamo un rimedio preventivo perfetto. Infatti l'ashwagandha va a lavorare su tantissimi aspetti della nostra salute e del nostro benessere, tra cui il trofismo del cuoio capelluto. Perché? Perché l'ashwagandha riesce a limitare l'eccesso di cortisolo, che è l'ormone dello stress, quindi automaticamente va a lavorare su tutta la sintomatologia negativa causata dallo stress, quindi ci permetterà di dormire meglio, di migliorare la memoria, di ridurre l'infiammazione del corpo. Però l'ashwagandha è anche ricco di tirosina, ad esempio. La tirosina è un aminoacido che interviene nella produzione di melanina, ed ecco che l'ashwagandha ci permette di ritardare l'incanutimento, quindi l'ingrigimento dei nostri capelli, perché effettivamente in Ayurveda l'ashwagandha viene considerata una pianta in grado di ridurre questo eccesso di ama, cioè questo eccesso di tossine che abbiamo nel nostro corpo. E visto che l'obiettivo della medicina olistica è mantenere sano e pulito il terreno, ecco che una pianta come l'ashwagandha ci viene assolutamente incontro e in aiuto. Oltre a questo, l'ashwagandha è molto importante perché migliora la circolazione, quindi aiuta il bulbo pilifero ad avere più nutrimento, ad avere più ossigeno, e oltre a questo stimola anche la produzione di collagene, quindi perfetto sia per pelle che annessi cutanei come i capelli. Il collagene è importantissimo per frenare la caduta dei capelli, quindi l'ashwagandha lavora anche in questo. E oltre allo stress, un ruolo cruciale nella caduta dei capelli lo giocano le carenze nutrizionali. Allora, io di questo ne ho già parlato in più video. Purtroppo, da un lato è essenziale un'alimentazione sana, io lo dico sempre a tutti i miei clienti, quindi dobbiamo nutrirci, non mangiare, dobbiamo nutrirci di alimenti vivi, ricchi di vitamine, oligoelementi, minerali, perché sono questi che ci permettono un ricambio cellulare e permettono, oltre a tutto il resto, anche di avere una bella chioma. Sono proprio questi minerali in traccia che sono essenziali. Parlo di selenio, parlo di rame, di zinco, di ferro, di vitamine. Le vitamine gruppo B sono importantissime per il benessere dei nostri capelli, per non parlare della vitamina C. La vitamina C è essenziale perché, come dicevo per l'ashwagandha, la vitamina C anche stimola la produzione di collagene. E noi sappiamo che il collagene, soprattutto quello di tipo 1 e di tipo 3, è coinvolto nel benessere del nostro capello. Quindi un'integrazione vitaminica e di minerali diventa molto importante. Allora, se noi mangiamo correttamente, già limitiamo un effetto della cattiva alimentazione, che è l'eccesso di infiammazione. Ok, quindi questo lo dobbiamo fare a priori per stare bene. Il fatto è che, nonostante poi un'alimentazione sia magari corretta, purtroppo i suoli sono quelli che sono depauperati, non c'è più quasi niente, e quindi spesso ci ritroviamo delle carenze nonostante comunque si mangi bene. Quindi prima cosa, dobbiamo sforzarci di mangiare di tutto, alimentazione soprattutto plant based, cereali integrali, verdura a foglia verde, legumi, proteine animali, però ovviamente di origine sana e certa, però tutti questi nutrienti ci servono, ok? Dopodiché, se vediamo che nonostante lo stress sia sotto controllo, la situazione ormonale anche,
se vediamo una caduta eccessiva, proviamo a integrare eventualmente un multivitaminico di origine naturale, integriamo del lievito di birra. Il lievito di birra, ad esempio, è ricchissimo di tutte le vitamine del gruppo B, soprattutto di biotina, e la biotina, conosciuta anche come vitamina H o vitamina B8, è molto importante per limitare la caduta dei capelli. Quindi, ad esempio, integrando anche solo del lievito di birra possiamo fare un buon lavoro. Però, dicevo, come base serve eliminare tutto ciò che genera infiammazione, perché altrimenti già soltanto quella potrebbe essere la causa della caduta dei nostri capelli. Quindi ricordiamoci di integrare nella nostra alimentazione fonti di omega 3, quindi usiamo i semi di chia, usiamo il salmone selvatico, però sapendo che, e questo anche qui vi rimando ad altri video in cui ne parlo, che purtroppo l'alimentazione di oggi è troppo ricca di acidi grassi omega 6 che hanno un'azione pro-infiammatoria, gli omega 3 sono importantissimi, quindi eventualmente integriamoli, mi raccomando, perché quello è veramente un'integrazione importante. Però se a tutto questo volessimo fare anche un trattamento topico, ecco che ci vengono incontro gli oli essenziali. Gli oli essenziali che voi sapete io adoro. Allora, gli oli essenziali, alcuni di questi hanno delle capacità veramente importanti sullo stimolare la ricrescita dei capelli. Allora, ve ne dico 4-5 che sono i più importanti. Allora, prima di tutto vi parlo dell'olio essenziale del rosmarino. L'olio essenziale del rosmarino, guarda caso, lavora anche sul fegato, e ci riconnettiamo al discorso di prima. L'olio essenziale di rosmarino ha questa potente azione antinfiammatoria, stimola la circolazione nel cuoio capelluto, ma soprattutto riesce a riequilibrare la situazione ormonale. Quindi, quando c'è un eccesso di sensibilità verso il diidrotestosterone, ecco che l'olio essenziale di rosmarino diventa particolarmente interessante. Altro olio essenziale utilissimo soprattutto per l'alopecia legata alla menopausa è la salvia, l'olio essenziale di salvia. Allora, nessuno ci vieta di fare anche una miscela di olio essenziale di rosmarino e olio essenziale di salvia sclarea. La salvia di nuovo ha questa azione nel riequilibrio ormonale, quindi diventa molto interessante. L'olio essenziale di salvia noi lo possiamo assumere anche per tutti gli altri sintomi legati alla menopausa, però per quanto riguarda il cuoio capelluto si è rivelata molto efficace. Altro olio essenziale interessante è quello di tea tree. Quello di tea tree lavora soprattutto sulla componente batterica, quindi se abbiamo un cuoio capelluto con delle dermatiti o con delle micosi, oppure se abbiamo un eccesso di produzione sebacea, perché ricordiamoci che un cuoio capelluto troppo grasso va a limitare la crescita dei capelli nuovi, quindi questo non dovrebbe mai succedere, e l'olio essenziale di tea tree in questo ci viene assolutamente in aiuto. L'olio essenziale di lavanda. L'olio essenziale di lavanda è ottimo per trattare la forfora. Anche la forfora spesso è collegata anche a un peggioramento della caduta dei nostri capelli. L'olio essenziale di lavanda inoltre mi va anche a gestire l'aspetto dello stress e l'aspetto emozionale, quindi di nuovo è un olio essenziale poliedrico. Ultimo olio essenziale di cui vi parlo, ma non ultimo per importanza perché forse è il più importante in assoluto, è quello di menta piperita. La menta piperita si è rivelata efficacissima sulla crescita dei capelli, e per dirvi questo mi riferisco a uno studio pubblicato nel 2014, uno studio coreano in cui su dei topini da laboratorio è stato testato sia l'olio essenziale di menta piperita che il minoxidil. In realtà i topini sono stati divisi in 4 gruppi: al primo gruppo è stata somministrata solo soluzione salina, al secondo olio di jojoba, al terzo gruppo minoxidil e al quarto gruppo l'olio essenziale di menta piperita. La somministrazione è durata 4 settimane e i risultati sono stati veramente sorprendenti, perché il pelo dei topini, ovviamente con la soluzione salina e l'olio di jojoba, praticamente non c'è stato cambiamento, mentre col minoxidil c'è stato un aumento della crescita del 55%, mentre con l'olio essenziale di menta piperita, parliamo di una soluzione al 3%, l'aumento della crescita è stato del 92%, quindi si è rivelato nettamente più efficace del minoxidil.
Questo studio a me è piaciuto tantissimo e allora ve lo volevo riproporre. Allora, come fare? Per esempio, potremmo fare una bella maschera con l'olio essenziale di menta piperita da applicare 3-4 volte a settimana, diluendo l'olio essenziale di menta piperita o in un olio vegetale, ma ancora meglio nell'aloe, perché il gel di aloe si è rivelato molto efficace nel contrastare la caduta dei capelli, perché l'aloe, che è una pianta meravigliosa, noi sappiamo essere un ottimo antinfiammatorio di tutto il tratto gastroenterico e del sistema in generale, proprio come potenza antinfiammatoria, lo svolge questa attività anche a livello di cuoio capelluto, perché è ricca di vitamine, di enzimi, di proteine e riesce a rafforzare i capelli, renderli più lucenti, renderli più idratati e nel tempo aumentare proprio la quantità di capelli. E come prepariamo questa maschera? Semplicemente aggiungendo a 3 cucchiai di gel di aloe vera 10 gocce di olio essenziale di menta piperita. Applichiamo sul cuoio capelluto, massaggiamo con i polpastrelli, mi raccomando, per 3 minuti, così da attivare anche la circolazione, e poi attendiamo per una ventina di minuti, quindi lasciamo in posa 20 minuti e poi procediamo col normale shampoo. Bene, io con questo video spero di avervi dato delle nuove informazioni, dei buoni consigli. Se vi fosse piaciuto il video, mi raccomando, non dimenticate di mettere un like, commentate qui sotto se avete dei nuovi temi da suggerirmi e condividete il video con le persone a cui volete bene. Io vi mando il mio più caro abbraccio in attesa di rivederci la prossima settimana. Ciao!